siamo col professor Boscolo Luigi Bielo, che tra l'altro è stato anche mio insegnante del liceo, a cui chiedo in cosa consiste il progetto dei mosaici di San Marco dal 1600, dalla nascita di Venezia. Allora, inizia questa sera questo progetto a Chioggia, che continuerà in altre 8 città del Veneto, quindi è un progetto regionale che ha anche il contributo della regione, ha il patrocinio dell'ufficio scolastico regionale oltre che della procuratoria di San Marco. Vorrei spiegare proprio questi patrocini. Allora, cos'è questo progetto? Nell'occasione dei 1600 anni del Natale di Venezia si è voluto, anche proseguendo il successo di una precedente iniziativa simile sulla Cappella degli Scrovegni di Giotto, che si è svolta 2-3 anni fa, e si è voluto far conoscere una bellezza che in realtà poi non è conosciuta davvero dalle persone neanche del Veneto, se non per sentito dire. In cosa consiste questo progetto? Si porta in queste 8 città una mostra che riproduce molti mosaici di San Marco. E questa mostra esisteva già da qualche anno, ma questa edizione è stata arricchita, con l'aiuto della Procuratoria di San Marco, da 3 grandi gigantografie che chi viene in mostra avrà modo di apprezzare. Allora, non è semplicemente una mostra per far girare i musei di San Marco, ma è un coinvolgimento diretto degli studenti. Cioè, gli studenti, attraverso un percorso di alternanza scuola-lavoro, adesso si chiama PCTO, ma è un percorso per cui, dopo un'adeguata preparazione, i ragazzi partecipano alla realizzazione in ogni città di questo evento, spiegando, facendo da guide, accogliendo, eccetera, partecipando a tutti i momenti. Questo spiega anche il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale. Va benissimo. Dopo questa presentazione a Chioggia? A Chioggia, allora, da domani fino al 19 dicembre sarà possibile, presso la chiesetta di San Martino, visitare questa mostra. Non solo in questo periodo, questa è la prima tranche per quanto riguarda Chioggia. Esiste anche nel mese di gennaio, dal 15 al 30, sarà possibile accedere a questa mostra. Invitiamo quindi la cittadinanza ad andare alla chiesetta di San Martino in Piazza Duomo ad ammirare questi spettacolari mosaici. Io credo che ne valga la pena. Perfetto, la ringrazio tanto. Siamo con Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore della Basilica di San Marco. Volevo chiedere, a parte la presentazione che è stata bellissima, una descrizione dei mosaici che è stata superlativa, che problemi hanno i mosaici con le acque alte di Venezia? In questo momento voi avete un cantiere aperto, giusto? Abbiamo la fortuna che i mosaici stanno nella parte superiore della basilica, per cui la salsedine arriva in cima più tardi e quindi la posizione è molto più dannosa per i pavimenti, per i marmi, per le colonne, per i marmi che coprono le pareti, e quindi avvertiamo di più questo grande danno che si sviluppa attraverso la salsedine che le acque alte portano in basilica. La preoccupazione è che non viene avvertito il danno che quotidianamente viene fatto, non viene ancora definitivamente accettato che il sistema della variazione dei tempi dell'atmosfera è cambiata, per cui se prima avevamo le acque alte 20 volte all'anno e prima arrivavamo a 100, adesso siamo arrivati a superare i 200 volte all'anno,
non c'è più il mese di agosto, perché anche il mese di agosto, come il mese di luglio e il mese di settembre, abbiamo avuto le acque alte. Queste acque alte, nella misura in cui entrano in basilica, non è più come prima, che bastava fare dei dilavamenti con l'acqua dolce e la salsedine se ne andava via. La salsedine rimane sempre dentro e la salsedine corrode tutte le parti che sono all'interno della basilica, indistintamente. E arriveranno anche i mosaici, che pure sono nelle parti superiori. Se noi non facciamo questa cerniera immediata attorno alla basilica per impedire queste acque di entrare, fino a quando non sarà stabilito il servizio che deve fare il Mose insieme con l'aver rialzata la piazza tutta che sta attorno a San Marco. Purtroppo non si è ancora partiti per fare queste, mentre si è fatto bene per il Mose, che bisogna essere in piena funzione il più rapidamente possibile, e che si faccia anche dall'altra parte. Però bisogna finire i lavori che si sono fermati, che sono quelli che consentiranno di fare un percorso intermedio che mette in sicurezza la basilica. E questa bisogna farlo immediatamente, ogni giorno. Conta molto di più in negativo di quello che succedeva per le acque alte di 10 giorni o di quant'altro. Quindi lo sforzo importante è quello di riuscire a tutelare la basilica adesso anche per il dopo. Noi stiamo lavorando per fare ancora meglio la basilica, però per poterlo fare bisogna sapere che la basilica c'è e rimarrà. Noi vogliamo non solo che rimanga, ma che resti migliore di quello che era prima. La ringrazio, è stato gentilissimo. Grazie. Buon lavoro. Grazie, grazie. Siamo con Erminia Vianello, insegnante dell'ICC Cestari, indirizzo turismo. Sta preparando i ragazzi per questo progetto PCTO, che sostituisce praticamente l'alternanza scuola-lavoro. Voi li state preparando perché abbiano una preparazione anche per affrontare il mondo lavorativo, per cui per presentarsi e fare da guida turistica. Come funziona questa nuova avventura? Allora, l'Istituto Cestari ha accolto con grande entusiasmo la proposta che è arrivata dall'Associazione Culturale Terzo Millennio in collaborazione con la Regione Veneto, e ci ha proposto di partecipare a questo progetto, di illustrare dei pannelli che saranno esposti nella chiesa di San Martino a Chioggia e dei mosaici di San Marco. Allora, noi abbiamo accettato questo invito perché riteniamo che sia molto importante per i ragazzi conoscere anche il loro territorio. Attraverso questo progetto, quindi, che faranno poi anche da guida all'interno della chiesa, e loro avranno la possibilità di mettere in pratica quanto appreso nella teoria. I ragazzi hanno avuto una formazione di 11 ore grazie al contributo e alla collaborazione del professor Filippetti e poi della dottoressa Milena D'Agostino e del marito Nicola Bancera, che sono venuti nel nostro istituto e hanno coinvolto, illustrando nei dettagli, nei particolari, e tutti i nostri studenti. Poi i nostri studenti sono andati a Venezia per vedere nel concreto non solo quello che loro avevano visto nelle slide, ma avvicinarsi proprio ai mosaici e in tal modo proprio anche appassionarsi a questa storia sacra, però che tutto sommato è una storia anche del nostro territorio, una storia che ci appartiene. Quindi per noi è fondamentale che i ragazzi seguano questo percorso e in sinergia con il territorio, e per poter dare loro anche un'opportunità per capire quale potrebbe essere anche un futuro lavorativo, e soprattutto non solamente per un arricchimento culturale, ma anche per una crescita personale. Perfetto, grazie. Prego. Grazie. Nicola Pancera, curatore della mostra I mosaici di San Marco 1600 anni dal Natale di Venezia e autore del catalogo. E mi dica, com'è nata questa mostra, l'idea di questa mostra? Beh, questa mostra è nata ormai diversi anni fa, ha girato per molte città e paesi, e voleva essere una proposizione, diciamo, di portare i mosaici di San Marco, diciamo, di staccarli, come idealmente dalle pareti, e favorire, diciamo, la visita e la conoscenza soprattutto dei mosaici stessi, e
avvicinandoli anche all'occhio dello spettatore che magari durante una visita in basilica non percepisce determinati dettagli o particolari. E lo scopo è soprattutto quello didattico, ecco, che si sposa bene con il progetto, perché è quello di portare a conoscenza, soprattutto nei ragazzi, di un patrimonio culturale ed artistico unico nel suo genere. Perfetto, la ringrazio tantissimo. Comunque complimenti, perché è una mostra favolosa e la descrizione che ha fatto il professor Filippetti è perfetta proprio. Grazie. Prego. Siamo con Elena Zennaro, assessore alla cultura del Comune di Chioggia. Siamo appena stati all'Auditorium San Nicolò ad assistere alla presentazione della mostra I mosaici di San Marco a 1600 anni dal Natale di Venezia. L'auditorium era pieno, l'interesse della gente era tangibile. Avremo in futuro altre opportunità di avere eventi di questo genere? Decisamente sì, perché sono eventi che impreziosiscono la nostra città e la nostra comunità. Era percepibile il bisogno di spiritualità delle persone, la voglia di conoscere la storia, la voglia di approfondire l'arte. E tutto questo oggi l'abbiamo vissuto in questo palco grazie al professor Filippetti, grazie al professor Bellemo che ha introdotto, il professor Vielo e lo stesso. Anche il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, è intervenuto dicendo cose interessanti a riguardo. Sì, infatti ha concluso per volontà dello stesso professor Filippetti e ci ha riportato l'esperienza sua veneziana. È ovviamente un rapporto con il nostro concittadino che va approfondito, che va tutelato. Infatti prima, parlando con il dottor Tesserin, ho chiesto la disponibilità di fare nuovi eventi del genere e lui si è dimostrato ovviamente più che disponibile e aperto a qualsiasi nuova iniziativa. Perfetto, allora restiamo in attesa di novità. Grazie, grazie. Infinite, grazie. Grazie. Siamo con Roberto Filippetti, che ha presentato la mostra I mosaici di San Marco a 1600 anni dal Natale di Venezia. Come mai in quest'anno questa mostra è stata portata qua a Chioggia, ed essendo una mostra itinerante anche in altre città del Veneto? Qual è il motivo? Proprio a Chioggia, perché la squadra che era nata 5 anni fa per un'altra mia mostra itinerante sulla ricostruzione in scala 1:4 della Cappella Scrovegni era qui di Chioggia, sono i miei amici Bosco Lobiello, Bellemo e altri che hanno speso energie incredibili. L'altra volta siamo partiti però da Venezia, dalla Scuola Grande di San Rocco come primo allestimento. Quest'anno da San Martino qui in Chioggia. E perché è una mostra itinerante per celebrare un fatto. Venezia ha un principio, ha una data d'inizio. Venezia è stata fondata, secondo una tradizione oramai più che millenaria, il 25 marzo del 421. Io sono innamorato di questo giorno. Pochi sanno che il 25 marzo, ai tempi di Giotto e Dante, in tante città d'Italia era Capodanno. Non il 1 gennaio, ma il 25 marzo, no? Perché è il giorno in cui l'Eterno entra nel tempo attraverso una ragazza, Maria, si fa carne, no? L'angelo Gabriele porta l'annuncio. Da bambini abbiamo imparato l'Ave Maria, queste parole, no? Che segnano la nostra vita, ma segnano la storia. Siamo nel 2021 a partire da quel giorno lì. E Venezia è stata fondata nel 421, dunque 1600 anni fa. Lo ribadisce anche un altro grande storico veneziano di 500 anni fa. Quel giorno era Capodanno, quel giorno era l'Incarnazione, ma nel Medioevo erano convinti anche che il 25 marzo fosse il giorno della creazione e addirittura il giorno della crocifissione, che magari nel calendario si sposta dato che Pasqua è una festa mobile. Dunque c'è un giorno sul quale ho deciso di imperniare tutta una narrazione che poi si dipana sull'Antico e sul Nuovo Testamento. Perfetto, la ringrazio moltissimo. Si chiama? Io mi chiamo Micaela. Micaela. E comunque è stata una bellissima presentazione. Grazie. Le devo fare proprio i complimenti. Anche per lei che fa questo lavoro, a volte è un dovere d'ufficio, a volte si va a casa entusiasti, che è più bello.